Scusi. Lei deve passare anche per caso in via. Probabile. Ok, ottimo. Perché mi sa che è il mio e okay. Non essendo a casa. Amazon? Amazon, sì. Bravissimo, allora, è un Tamron. Sì, adesso. Che culo. Buongiorno ragazzi, come state? Mi sono svegliato e i capelli nonostante tutto mi piacciono, quindi non devo neanche stare lì a ritoccare, poi magari a voi faranno cagare. E sto aspettando due pacchi dal corriere, di cui uno è il nuovo obiettivo della macchina fotografica. Non vedo l'ora di farvelo vedere, così finalmente avremo i video più fighi, più luminosi, più belli. E il secondo pacco è una sorpresa che non posso dirvi ancora nulla. Speriamo che arrivi entro oggi, se non arriva entro oggi ve lo faccio vedere in un altro vlog. Mi sta chiamando Jacopo. Sto registrando. Oggi risponderò a un po' di domande che mi avete fatto su Instagram. Per fortuna è una bella giornata perché in questi giorni ha diluviato tantissimo. Quindi andiamo a pranzo. È appena arrivato Jacopo. Jacopo. Ciao Chiara. E stiamo andando a pranzo. Ok, vi porto in un posto figo. Il pacco arriva tra poco. Quindi il pacco arriva tra poco. Io salgo sulla nuova auto perché non ho una moto. Wow. Sì, ma. Ciao ragazzi, siamo sulla Ferrari. Yak, porca puttana. Fai un timelapse, così non possono rendersi conto a quanto veloce sto andando. Fuck the police. Scusi. Lei deve passare anche per caso in via. Probabile. Ok, ottimo. Perché mi sa che è il mio e okay. Non essendo a casa. Amazon? Amazon, sì. Bravissimo, allora, è un Tamron. Sì, che culo. Veramente. Che culo. Ogni tanto mi gira anche sì. Bene. Ti serve un documento o ti fidi? Come cognome? Nobile Giacomo. Perfetto. Sì. Sempre io, avrò fatto 1,5 milioni di ordini. Oh ragazzi, non mi è mai capitata una cosa del genere, culo atomico, ma sì, ma scusa, atomico. Sei tuo, cazzo, basta che vai lì. Sì, chiaro. Mi è arrivato l'obiettivo, il Tamron da 500 euro. Che cos'è? L'obiettivo nuovo della macchina. Sì. Adesso lo spacchettiamo. Sì, ma... Si vede già benissimo. Con questo. Guarda che capolavoro. Cioè a pranzo poi. Cioè, lo so io. Quanto? Sì, beccatelo. No, non esporlo al sole. No, no, si rovina, zio. Tanta roba. Così a zoom. Tanta roba. Adesso lo montiamo su questa macchina fotografica qua per vedere la differenza. Allora ragazzi, questo è il nuovo obiettivo e questo è ISO a 100, spara la luminosità, ISO 100 e siamo al buio, veramente figo, no così è bassissimo zio, quindi sembro nero. Jack, ammetto, sei nero. Sono nero. Sei sempre modificato con i filtri. Sono super contento, è una sberla atomica. Super. Appena tornato a casa, obiettivo nuovo, sono stracontento. Mi è arrivato un pacco, non vi faccio vedere. È un mazzo di carte che ho avuto in anteprima da un ragazzo, che è lo stesso che mi ha disegnato il mio mazzo di carte, che uscirà a breve, lo dirò. E questo è il suo mazzo di carte che ha disegnato un po' di tempo fa e mi ha scritto una cosa, vediamo. Allora, praticamente questo è il prototipo del suo mazzo che ha messo su Kickstarter, che se volete sostenere vi lascio ovviamente in descrizione. Eccolo qua. La scatolina è questa ed è una grandissima figata, guarda che figo. Che fighe. Wow, bellissime, guarda che figata. Sono così, questo è il jolly, che dovrebbe essere tipo un bruco. E questo è l'asso di picche, che dovrebbe essere una sorta, una farfalla, con la farfalla dentro. Queste sono le carte, ogni carta così. Adesso volevo portarvi con me in un posto un po' particolare. Ci sediamo lì e risponderò alle vostre domande.
al piano Stash. Allora ragazzi, non so quanto precaria sia la situazione in questo momento, infatti c'è la macchina fotografica sullo skateboard, sullo zaino col treppiede storto, vabbè. Sono venuto qua in questo posto qua che è molto rilassante e volevo appunto rispondere a un po' di vostre domande che mi avete fatto. Quanto una persona buona sei? Sinceramente adesso poco, perché tempo fa ho scoperto che cosa vuol dire essere scemi e troppo buoni. Troppo buono non va mai bene perché ti preoccupi più delle altre persone che di te stesso, quindi essere troppo buoni, ero troppo buono e non va bene, non va per niente bene. Adesso sono giusto. Cosa bisogna fare se la passione per la magia iniziasse a diminuire? Comunque noi vogliamo farla tornare. Credo che la soluzione migliore sia quella di smettere per un po' e torna da solo. Vuol dire che sei in overdose di magia, è capitato anche a me. Quando sei in overdose smetti e prima o poi ritorna. Come fai ad essere sempre solare, simpatico e di buon umore? Non lo so, medito tanto forse. Sto tanto da solo e mi piace tutto quello che faccio. Cioè non faccio cose che non mi piacciono. Segui qualche youtuber, seguo tantissimo Human Safari. Infatti questi video sono stile Human Safari. E Casey Neistat, che secondo me è il miglior youtuber proprio del pianeta Terra. Come riesci a trovare la forza e la volontà di fare magia anche quando tutti ti vanno contro? Perché appunto è una cosa che voglio fare io. Degli altri a me sinceramente non mi interessa più poi così tanto. Se agli altri non va bene una cosa, deve andare bene a me, punto. Se a loro non piace, pace, cosa devo fare? Io non piace a voi, amen. Sono le emozioni degli altri che non devono mai toccarci. Dobbiamo soltanto prestare attenzione alle nostre emozioni, ciò che sentiamo noi. Qual è il segreto di godersi la magia al 100%? Spiegalo a quelli che vogliono solo i tutorial. Ti adoriamo, Jack. Allora, grazie. Il segreto della magia è guardarla con gli occhi di un bambino. Non devi assolutamente guardarla con gli occhi di una persona che vuole capire il gioco o che non vuole divertirsi. Io adesso sto cercando sempre di fare magie molto impossibili, diciamo, molto difficili, quasi incapibili anche per un prestigiatore, perché voglio che le persone smettano di cercare quel maledetto trucco, ma semplicemente se lo godano. Dicono: è talmente impossibile, cavolo, che non voglio neanche sapere come fa, è bello e basta. Vi dirò la verità, quelli che vogliono i tutorial fanno bene a volerli, perché comunque è una cosa positiva, non è una cosa che va così tanto a danneggiare come i forum che vendono i DVD a 0 euro. Quindi quella è la cosa che rovina la magia, secondo me. I tutorial insegnano, sono un modo per imparare la magia, per far imparare la magia alle persone che non possono permettersela e che vogliono semplicemente giocare, divertirsi, una nuova emozione, una nuova sensazione. Chin Lim ha imparato quei tutorial su internet, quindi dai ragazzi, di cosa stiamo parlando? Poi ovviamente dipende che cosa succede, perché vedi persone che svelano giochi che hanno vinto campionati mondiali o vedi persone che svelano illusioni grandissime da palcoscenico. Quella è rovinare la magia, non è un tutorial di un semplice gioco di carte che rovina la magia. Ti è mai successo che mentre hai fatto uno street magic ti sono cascate le carte? Sai quante volte, anche davanti alla mia prof di tedesco, una figura di merda assurda. Se potessi, quale sarebbe l'emozione di cui cancelleresti l'esistenza? Nessuna, tutte le emozioni servono e in particolar modo le più brutte servono per farti conoscere di più. Questa è una cosa che vorrei chiederti da un po'. Quando vai in vacanza, come fai a scegliere che mazzi portare con tutti quelli che hai? Sicuramente scelgo gli ultimi che ho comprato, perché sono quelli che voglio usare di più, quelli che voglio godermi di più. E se no, il classico bicycle via non fa mai male. Sei consapevole di avere il pubblico più intelligente di YouTube Italia? Sì, tantissimo, sono super consapevole di questo. E infatti adoro vedere i vostri commenti e i vostri messaggi e il livello delle conversazioni, perché non vanno a finire nel banale, perché abbiamo una cosa che ci accomuna: la passione verso un'arte, verso la magia, verso una passione, capito? E con questa cosa qua non puoi mai cadere nel banale. Cioè, come fai a trovare tutta questa calma nella vita e anche in YouTube? Medito un sacco, medito ultimamente un'ora al giorno, quello è poco ma sicuro, perché sennò muoio. Qual è la tua reazione ai commenti negativi? Me la prendo molto, me la prendo un sacco. I commenti negativi mi fanno rimanere tanto male e io provo sempre a rispondere e capire perché hanno scritto quel commento negativo. E infatti ultimamente ci sto rimanendo molto male, perché ne ricevo, non dico parecchi, ma più del solito.
e questa cosa qua mi dispiace, però fa parte della vita. Hai mai pensato che il tuo cambiamento potesse aiutare la gente? Sinceramente no. Il mio cambiamento è dovuto al fatto che io volessi stare bene con me stesso, e se questa cosa fa star bene altre persone, è tutto, è fantastico, ho finito, cioè è fantastico. Bene ragazzi, vi ho risposto a un po' di domandine, spero che vi sia stato d'aiuto. Adesso io torno a casa che devo partire tra poco. Ci sentiamo stasera. Bene ragazzi, sono appena tornato a casa e ero a fare un corso, ho finito adesso, è tardissimo, ho cenato e sono molto stanco. Spero che questo video vi sia piaciuto, come al solito spero di esservi stato utile. Io vi mando un bacione, come al solito lasciate il commento mi piace, condividete questo video e seguitemi su Telegram, sugli altri social dove volete. Io vi voglio tanto bene, grazie per supportarmi ogni volta e vi lascio con un piccolo timelapse.